Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere delle cose che mi hanno mandato da un brand che si chiama Shein. È praticamente un brand con cui collaboro da un sacco di tempo. Il brand mi offre un 15% per voi, quindi sto continuando ad accettare la collaborazione per continuare a fornirvi il codice sconto. Se tante volte vi siete stufati di vedere queste cose, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, ve lo dico sempre, lo sapete. Se vi siete stufati, fatemelo sapere, oppure se volete continuare ad avere lo sconto del 15% su tutto il sito, insomma continuerò fino a che volete. Oggi vi faccio vedere che cosa mi hanno mandato. Sembra un pacchetto piccolissimo, ma qui dentro ci dovrebbero essere un sacco di cose. Cioè, questo pacchetto, ragazzi, pesa tantissimo, non vi immaginate. Non ho la minima idea di come sono riusciti a far entrare tutte le cose qui dentro. Ho paura che quando lo apro tipo mi scoppia in faccia, perché non lo so, avranno messo tutte le cose tipo sottovuoto, spiaccicate all'interno del pacchetto. Ho deciso di fare questo video perché in tanti mi dite: quando ci fai vedere le cose di abbigliamento ce le fai vedere anche indossate, e avete anche ragione, perché su questi siti molte volte si trovano delle cose fighissime, altre volte li vedete sulla foto, sulla modella, dite wow, sono bellissimi, poi li comprate, vi arrivano a casa e invece sono tutt'altra cosa. Devo dire che tutte le cose che ho ordinato fino a questo momento al 90% mi sono piaciute e vestono bene. Mi è capitato di prendere qualcosina che magari poi indossata non fosse proprio il massimo. Quindi ho deciso di fare questa cosa e di farvi vedere ho deciso di fare questo video e di farvi vedere tutte le cose che ho preso anche indossate, così vi potete regolare se vi piacciono o no, insomma. Qui sotto nell'info box vi lascio il codice per avere lo sconto del 15%. E vi lascio tutti i link dei prodotti che vedete all'interno di questo video e le taglie scritte a fianco, perché me lo chiedete sempre. Ve le lascio scritte sotto nell'info box, così davvero non potete sbagliarvi. Iniziamo ad aprire il pacco. Il pacchetto all'interno è questo. Non si è gonfiato nulla per il momento, cerchiamo di trovare un punto di appoggio. Allora, non so se farveli vedere qui e poi farveli vedere indossati, forse sposto direttamente l'inquadratura e vi faccio vedere le cose direttamente indossate, così riuscite a vederle meglio. Quindi ci vediamo in un'altra inquadratura. Allora ragazzi, spero mi vediate bene, vediamo cosa riesco a fare, perché oggi è una giornata di pioggia e quindi è tutto buio. Ho intorno a me, vedete anche qui dallo specchio, una softbox. Ho due softbox e una ring light, praticamente sono illuminata come tipo Barbara D'Urso. E spero vi riusciate a vedere bene. Comunque, tiriamo fuori la prima cosa. Questo qui dovrebbe essere una specie di... mi abbasso così mi vedete. Dovrebbe essere un giacchettino... Allora, è un giacchettino leggerissimissimo, quindi tipo estivo, primaverile. Di questo credo di aver preso una M. Di giacchetti io prendo sempre le M, perché altrimenti le maniche mi stanno corte e anche di spalle mi stanno corte. Questo mi sta abbastanza preciso, cioè se avessi preso l'S sicuramente mi sarebbe stato piccolino. Ve lo faccio vedere anche, la cerniera non è proprio il massimo, però diciamo scorre. Ve lo faccio vedere anche chiuso. Me lo guardo anche io allo specchio, così mi so dire se mi piace o meno. Allora, molto molto carino, mi piace tantissimo questo giacchettino. C'era anche di un altro paio di colori, se non sbaglio c'era in verde forse. Comunque questo è una specie di grigio, grigetto, mi piace tantissimo il colore, mi piace tantissimo anche il modello. Sono sicura che questo lo utilizzerò tantissimo. Comunque, se mi vedete la mano colorata, sì, ho del rossetto sulla mano, come sempre ovviamente. Allora, secondo capo, questo l'ha scelto mia sorella, lo vedete che è tutto glitterato, lei è un po' tipo Gazzaladra, cioè tutto ciò che brilla a lei piace. Dovrebbe essere un toppino, se non ricordo male. Sì, praticamente è un toppino tutto super mega glitterato, che tipo io non metterei mai, però per Francesca questo è perfetto, me lo infilo al volo. Allora, questo è il toppino, mi sta leggermente largo qui intorno al seno, quindi credo che a Francesca possa star bene, perché è leggermente più larga di me come giro busto. E non, cioè, a me non piace proprio per niente questa cosa, però sono sicura che a lei piacerà tantissimo, perché
tipo è proprio il suo stile questo. Passiamo a qualcos'altro. Allora, questo qui dovrebbe essere un maglione con le spalle scese così. Il tessuto non è proprio il massimo, spero che il lavandolo si ammorbidisca un pochino. Adesso me lo metto e vi faccio vedere come mi sta. Allora, ho sbagliato, non è il maglioncino con le spalle scese, perché ne avevo visto un altro che volevo prendere, poi invece alla fine ho optato per questo qui, che è un semplicissimo maglione bianco, leggermente, oddio splasha tantissimo, scusatemi con la luce, leggermente pelosetto, non so se lo vedete, però devo dire che sono contenta di averlo preso perché mi piace un sacco, è davvero semplicissimo. Però mettendo magari una bella collana, un rossettino rosso un po' acceso, secondo me è un sacco carino. Prossima cosa da provare dovrebbe essere una felpetta. Ah no, questo dovrebbe essere tipo pantaloni più felpetta sopra, se non sbaglio. Sì, è praticamente, vedete, un sopra fatto così, un po' leopardato con le maniche bianche. E il sotto è fatto in questo modo, con le strisce laterali e i polsini alla fine. È una tuta, però non è felpata, quindi anche questa, cioè, se non siete freddolosi come me ve la potete mettere, ma tipo io morirei qui dentro, già così senza maglietta sotto sto sentendo freddo. Giusto per farmi capire così quanto sono freddolosa. Eccomi qui, ragazzi. Allora, mi sembra un po' pigiamino. Cioè non è una tutina, forse sì, il sopra è carino, insomma, cioè ci uscirei, però il sotto credo mi allarghi tantissimo, cioè non è una forma che mi doni, credo. È fatto in questo modo, aiuto, con le striscette laterali, semplicissimo, i polsini alla fine, come lunghezza mi sta bene. Queste maniche mi stanno un pelinissimo lunghe, però non fa niente. Cioè, se avessi preso la taglia più piccola sicuramente mi sarebbero state corte. E questo è quanto. L'elastico, devo dire, un pelino mi stringe. Credo di aver preso la M, ve lo dico giusto per regolarvi con le taglie. E niente ragazzi, questo è quanto. Allora, per il prossimo capo sono tornata con il sopra nero. Ho ancora il mega pigiamone qui sotto. Questi qui dovrebbero essere dei pantaloni, se non ricordo male. Ok, sì, dovrebbero essere dei pantaloni fatti a tuta in stile militare. Allora, sulla modella erano fighissimi, erano tipo troppo belli, quindi ho detto vabbè dai, li provo a prendere. Vediamo se su di me faranno lo stesso effetto. Ora ci provo a farveli vedere. Non so, questi credo siano leggermente a vita alta perché l'elastico è parecchio stretto. Se no, se li mettevo a vita bassa il cavallo mi stava un po' lento, quindi credo siano leggermente a vita alta. E hanno il tascone qui laterale, non so come farlo vedere. Hanno il tascone qui laterale, che è un tascone vero. Sono fatti a mo' di tuta, non sono jeans. E hanno il polsino qui alla fine. Ora faccio un salto, ve li faccio vedere. E niente, mi sembrano carini. Certo, non sono i pantaloni più belli che io abbia mai visto, però per mettere un paio di pantaloni comodi che non siano la solita tuta nera che metto sempre, o grigia anzi, potrebbero essere una buona alternativa, quindi mi sembrano carini. L'ultimo pezzo che vi faccio vedere è un altro giacchetto. Che novità, ho l'armadio pieno di giacchetti estivi, invernali, ce ne ho 60.000, mi piacciono tantissimo. Questo qui è un giacchettino vellutato, anche questo molto molto leggero, davvero finissimo, cioè non copre niente. Questo è davvero per le serate estive. Dovrebbe essere super corto. Dov'è la manica? Sì, infatti è davvero corto, però mi piace tantissimo. Calcolate che con la maglietta sotto, il maglioncino, la manica mi sta un po' stretta, perché davvero questo penso sia un giacchettino da mettere con una canottierina sotto. Mi piace un sacco, sia aperto così, dietro è semplicissimo, ve lo faccio vedere anche chiuso. Ok, perdonatemi ma non ho lo specchio davanti, quindi non vedo niente praticamente. E questo è chiuso, secondo me è molto più carino aperto, in questo modo. Mi piace un sacchissimo questo giacchetto.
Quindi ragazzi, il video è terminato qui, spero che sia stato interessante o che comunque vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere con un pollice in su se il video vi è piaciuto e se volete continuare a vedere video di questo genere, magari vado a fare shopping da qualche parte e vi faccio vedere un video tipo try on, così del genere. Grazie per aver guardato il video, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Muah!